Si è parlato molto di coesione sociale, io sono molto d'accordo su quello che si è detto, non sto neanche a ripeterlo, è un fatto distintivo, vuol dire preoccuparsi della torta e anche della sua distribuzione, non accettare che i commensali vada come vada, basta che cresca la torta nel suo complesso, non siamo abituati. Concorderete con me sul fatto che in questi anni, e forse ci siamo un po' distratti tutti, c'è stata una colossale la redistribuzione a scala mondiale tra paesi e anche all'interno dei singoli paesi a favore di profitti e rendite, chiamiamole cose con loro, e a svantaggio dei redditi del lavoro dipendente e quindi anche della società. È così. Cioè, diciamo, i redditi da lavoro presente, salari, stipendi, che è passato, pensioni, andate a vedere qualsiasi dato, ormai sono dati acquisiti, andate a vedere la scomposizione della torta 20 anni fa, 10 anni fa, per oggi è così. Questo ci chiama in causa tutti, non sto mica accusando nessuno, anzi io credo che invece di seguire e imitare, tanto non ci riusciremo mai, perché lì l'imitazione non vale mai l'originale, invece di seguire Berlusconi e Tremonti nel cercare sempre il nemico, no? La struttura narrativa del centro-destra è, c'è un problema, bisogna trovare un nemico che ovviamente non può essere il cazzo, sempre fuori, una volta è l'euro, una volta è la Cina, una volta è il terrorismo, adesso sono i banchieri, sono, non so, la prossima chi sarà, CGL, bene, non di volta, e dire, bene, ci penso io, ovviamente di solito, l'analisi è sbagliata, il nemico non è quello lì, che ci penso io, così vedo i risultati, invece di inseguirmi su questo terreno, io credo che convenga, molto più sobriamente, chiederci che cosa dipende da noi, perché è più facile fare promesse sulle cose che dipendono da noi, che non dipendono dagli altri, no? Questo per tutti, sia per un sindaco che per un ministro che per un presidente di regione, cioè, certo che non tutto dipende, la grande maggioranza non dipende da chi parla, però quello lì, una volta che ha fatto la sua analisi, dice bene, per quello che mi riguarda io provo a fare attici, mi sembra più serio, mi sembra più credibile, almeno per quello che colgo io essere l'elettorato medio di centro-sinistra, mi sembra più rispettoso della loro intelligenza. Non gli basta lo slogan, no, che lo sconiamo in un tasso per tutti, i morte lì, queste robe qua che, no? Semplicemente martellate, secondo me è un vantaggio, dobbiamo spiegare, no? Le spieghiamo. E poi diciamo che cosa possiamo fare, diciamo, con quello che abbiamo a disposizione. Io penso che se facciamo così, intanto, c'è più faticoso, non so che è più facile mandare a rete unificata lo slogan del giorno, intanto forse facciamo così siamo anche più credibili e ne abbiamo bisogno nelle promesse che facciamo, ma anche più credibili nell'intestare le responsabilità, perché se uno si concentra sulle cose che dipendono da lui, nello stesso momento, diciamo in modo complementare, identifica ciò che non dipende da lui. Si è parlato dell'ICI, perfetto, la supposizione dell'ICI quella è sbagliata. Sbagliata nel senso che non ha risolto nessun problema, ne ha creati degli altri. Ha fatto aumentare i consumi? No. Ha fatto aumentare il PIL? No. Ha prodotto una redistribuzione del reddito? Sì. Ha fatto i chili, quelli che hanno i soldi. Complimenti. Complimenti. Allora ci dici, ma non abbiamo i 200 milioni di euro, non abbiamo più, non abbiamo tutti i debiti quelli lì. Che era la cosa più urgente? Detassare gli straordinari mentre il PIL cala. Una roba da libri di macroeconomia, ci sono nostri, 20 anni si vedranno. Sono delle politiche sbagliate. La recessione, questo qua che passa di straordinario. Fantastico, no? Questo dobbiamo spiegare tutti i giorni, faticosamente. Così spiegheremo anche quello che dipende da noi, in positivo o in negativo, facendo autocritica. Non credo che, almeno nella mia esperienza non lunghissima, a un pubblico amministratore non gli si rimprovera se qualche volta si sbaglia, gli si rimprovera quando o si sbaglia sempre o non decide mai. Perché decidendo qualche volta ci si sbaglia, è importante, diciamo, non proprio prendere la grossa, la cantonata. Di Bologna metropolitana, dicevo, del fatto, ho molto apprezzato questo richiamo alla pluralità di possibili fonti di insicurezza. Infatti nella bozza del programma che sto usando ho parlato di sicurezze, sia per dequestuizzare l'argomento, sì, perché insomma adesso sì. Voi sapete che secondo che Berlusconi sia il governo o l'opposizione le priorità degli italiani cambiano, no? Perché chiaramente la comunicazione influenza la percezione che influenza.
sondaggi che sono le piazze. Cioè, la sicurezza nel senso della questura non è mica più testa, ma d'altra parte non crea anche nulla. Quando la gente è cassa integrazione non è che immediatamente pensa al crimine che aleggia, pensa con le altre del mese. E non c'è più una preoccupazione, si parla, chiamiamo la socio-economica, di come non calare il tenore di vita proprio della propria famiglia. Ci eravamo già arrivati, diciamo, però, così come la questione fiscale, non troppo alte le tasse, se fanno mica più alte. Ma più adesso che bisognerebbe calarle per rilanciare le crisi, l'argomento non è più della top, della imparente, non è più nel fine di argomento. Però è qua che dobbiamo continuare, credo, a spiegarle, ricordando che poi c'è la sicurezza del posto di lavoro, c'è la sicurezza sul lavoro, c'è la sicurezza alimentare, c'è la sicurezza stradale, perché alla fine non è unidimensionale né la felicità ma neanche l'infelicità, né la preoccupazione neanche l'ottimismo.